L'hanno aggredito con ferocia inaudita, così come si legge dagli atti e come si vede dai filmati visionati dalla polizia, due anziani disabili per prendere loro il denaro che avevano con sé. Sono stati arrestati dopo 2 mesi di indagini due pregiudicati nissegni, Gaetano Giudici di 34 anni e Claudio Michele Maccaronio di 31 anni, colpiti entrambi da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta Marcello Testa Quadra su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Sofia Scappellato, con la quale è stata contestata ad entrambi una cruenta rapina con annesso pestaggio in strada ai danni di un 65enne disabile. A Maccaronio è stata inoltre contestata un'altra violenta aggressione ai danni di un 56enne, anch'esso disabile, massacrato di botte, oltre al reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale per aver fornito indicazioni mendaci sulla propria identità. Le indagini della squadra mobile guidate dal Marzia Giustolisi hanno consentito di individuare i colpevoli e sono stati tratti in arresto.